Io do il benvenuto ai nostri ospiti, al regista Mimmo Calopresti. Buonasera. Al critico cinematografico Valerio Caprara. Molto notissimo della critica cinematografica italiana. E poi saluto anche Franco Diovisardi, che sarà qui sul palco dopo le proiezioni, il direttore artistico di Invasioni, Alessandro Russo, curatore della rassegna, e poi ci sarà con noi lo studioso di cultura di Massa Ugo Caruso. Ora vi lascio alle Ugo G. Caruso. Come Claudio, non voglio assolutamente. Ora, vi lascio alle proiezioni degli ultimi due lavori del regista Mimmo Calopresti, uno brevissimo, un flash, il sogno di Milano, e poi uno di noi Socrates, e subito dopo una bella chiacchierata di cinema, sport e tantissimo altro con noi. No, ma più che di cinema e sport, di divertimento, cioè col maestro Caprara, sì, possiamo anche divertirci. Assolutamente. Che ci diverta loro. Buona visione. Intanto, buona Milano. Alessandro, no? Sì. Un intervento, poi tra l'altro tu sei un giornalista di sport, quindi poi su, tra l'altro, quindi insomma si sommano due cose, no? Parlando un po' di Socrates, perché paradossalmente per me Socrates, che in questa sede viene rappresentato come l'amico della democrazia, per me il 5 luglio del 1982 Socrates rappresentava proprio il nemico, il Brasile, dal punto di vista di questo ragazzotto di 11 anni che vedeva quella grandissima gara tra Italia e Brasile terminata 3-2, era un'Italia particolare, quella dello scandalo della Banca Ambrosiana, dell'uccisione di Dalla Chiesa, però per me a 11 anni di queste cose non è che me ne fregasse più di tanto. Vedevo questa gara e ricordo la faccia sardonica di Socrates che ci punì in avvio gara 1-0 e sembrava la solita Waterloo italiano di Brasile, e invece Pablito poi pian pianino fece esplodere Carnevale a Cosenza. Ricordo questa mia zia che ora ha 78 anni ed è chiusa in un letto distrutta dall'Alzheimer, che uscì per strada con questo pentolone a battere a festeggiare come una signora del Brasile che abbiamo visto nel documentario di Calopresti. Ecco, per me Socrates è questo, oltre che quel signore molto elegante con questa maglia strettissima con della Fiorentina, e lì tornò ad essere un amico, però per me Socrates era un nemico, l'avversario dell'Italia in quella straordinaria annata dell'82 che ci portò ad essere campioni del mondo. Quella squadra del Brasile ovviamente era una grandissima squadra, insuperata credo, l'ha dimostrato il Brasile di quest'anno che è stato terribile, si mormora perché poi lì sono le leggende come così, che loro bastava pareggiare per la partita con l'Italia, che negli spogliatoi Falcao, Falcon come lo chiamavano loro eccetera, così disse: ragazzi, qui ci basta anche questo pareggio, andiamo a casa. Oltretutto mi ha detto uno lì, dei difensori, che Rossi non ha capito neanche chi era, cioè, a un certo punto è sbucato sto Rossi e ci ha massacrato, io non ho capito neanche dove arrivava a un certo punto in quella partita, e Pablito Rossi appunto. Allora Socrates, che allora era il capitano, c'è stato un grande discorso in Brasile su chi doveva essere il capitano del Brasile in quel caso lì, perché c'erano molti, Socrates non voleva farlo, poi si è preso la responsabilità, c'era Leo Junior, una grande squadra quella. E Socrates gli ha risposto no, gli ha detto no, noi questa partita la dobbiamo giocare da Brasile, perché per loro è un imperativo, uno stile di gioco, di modo di stare in campo, di affrontare una gara, possiamo perderla ma dobbiamo perderla da Brasile, e questa purtroppo così finì, che la persero da Brasile stando all'attacco, ed è una squadra appunto dove il difensore esterno era Leo Junior, che nasceva come un centrocampista avanzato. Il suo sguardo come il Brasile snobbava quell'Italia. Forse no, non hanno mai snobbato l'Italia, perché pensano che l'Italia è un paese molto importante calcisticamente. Al Sarrià, un po'
venne snobbata calcisticamente in Italia. Per questo vinse una serie di contropiede, quell'anno lì, appunto, loro si sono trovati con un Rossi che non sapeva neanche dove arrivava, cioè non ha avuto. Però c'era un grande Bruno Conti, forse quello che è mancato all'Italia di quest'anno, cioè una grande ala destra che potesse immaginare la paura del calcio ovvio portato da Prandelli, il calcio della paura, della mamma mia, Prandelli, mamma mia, sì. Era tutt'altra roba. Va bene. Franco Dione Salvi, sì. Lascio a Franco Dione Salvi. Mettono a testigo di invasioni. No, ma rimani. Rimango come? Vieni. Sì, vieni qua che ti lascio un attimo il posto, così ci racconti anche il tuo ricordo di Socrates e le suggestioni che hai avuto da questo lavoro. Sì, allora, io intanto voglio dire una cosa. Come direttore artistico di Invasioni vi ringrazio di questa bella serata che ci avete dato, sono molto lieto della presenza di tutti voi, ma in questo momento io smetto di essere il direttore artistico di Invasioni, io sono qui come ultra della Fiorentina. E devo dire che... Quante squadre che siamo, però, c'è una notevole dispersione. E devo dire che mi ha molto colpito il film. E una cosa in particolare però voglio sottolineare, la caratteristica principale di Socrates era il colpo di tacco. Sì. Io ricordo che in alcune circostanze, quando avrebbe potuto tranquillamente passare la palla in avanti, lui faceva in modo di girarsi e colpire di tacco. Ecco, e in questo vedo una particolarità poetica di questo giocatore. Cioè colpire di tacco significa lanciare la palla dove tu non vedi, dove tu non sai, in una dimensione altra rispetto a quella che tu vedi. E mi sembra che nel bel lungo documentario su Socrates, in fondo, si possa riassumere invece nel primo corto, perché è quasi lo stesso messaggio, è quasi la stessa cosa, cioè l'alienazione, la solitudine, il lavoro, tutto espresso benissimo in pochissimi secondi, e poi cosa? Il sogno. Ecco, secondo me Socrates era il sogno del calcio. Verso. Assolutamente, il sogno anche di un paese, no? Perché poi attraverso Socrates è stato un simbolo poi anche per la democrazia, quindi c'è tutto un risvolto, al di là della passione per il calcio, un personaggio che supera anche, no, prettamente il settore sportivo. Ugo G. Caruso, qual è il suo ricordo di Socrates? Io, Socrates, allora io prendo un lembo mi appiglio a una cosa che mi sembrava un tema molto interessante, che viene accennato durante il documentario, in particolare da quella ragazza, da quella modella, cioè il confronto con Pelé. Allora, attenzione, perché Socrates è un paulista, quindi il titolo del film è Socrates, uno di noi. Però magari noi fossimo come Socrates, diciamocelo francamente, perché in realtà Socrates è stato, per tante ragioni, anche per tutte queste sue identità, un personaggio straordinario. Vero è che anche su questa scena vedo stasera dei personaggi straordinari, ma francamente quando penso a Socrates, uno di noi, penso, io questo credo che possa riguardare soprattutto Mimmo Calopresti e Franco Dione Salvi, un po' più che, per ragioni anagrafiche, Valerio Capraro, Alessandro Russo. Cioè noi credo che siamo separati da Socrates da un pugno di mesi, quindi ci sentiamo anagraficamente molto vicini a lui. Noi siamo la generazione del Super Santos, vi ricordate quel pallone che diventò popolarissimo, universale, perché riecheggiava la squadra mostra di Pelé dei primi anni 60. Quella contro la quale, perché quello era il mio nemico, caro Alessandro, quella per la quale io cominciai a tifare Milan, allorquando, grazie a un arbitro argentino, Bronzi, poi squalificato, corrotto, il Santos di Pelé batté il mio Milan in Coppa Intercontinentale. Allora, detto questo, dicevo, in qualche modo... Socrates anti Pelé, questo era il tema che mi piaceva molto. Dobbiamo considerare una cosa: molte volte chi ci sembra un conservatore è stato prima un rivoluzionario. Pelé è stato, anche suo malgrado, un grande rivoluzionario del calcio, e me lo spiegava poco tempo fa
Angelo Benedicto Sormani, che è stato suo compagno di squadra del Santos, perché mi diceva che nessuno ha fatto per i neri quanto ha fatto Pelé con la sua immagine per l'emancipazione dei neri, non solo nel calcio ma nella società brasiliana. Considerate che il primo grande campione del calcio brasiliano, siamo agli inizi del Novecento, è Fred Bissau, che era metà nero e metà bianco. Considerate che la Fluminense, che è il club più aristocratico del Brasile, ovviamente club carioca, ancora compie questo rito all'inizio di una partita, spargono della cipria. Questa cipria serviva ai calciatori neri a sembrare bianchi perché erano bravissimi, quindi la Fluminense li voleva ingaggiare ma non poteva far giocare, non poteva schierare dei giocatori neri. Quindi pensate a come il calcio sia stato lo strumento di evoluzione, di emancipazione degli ultimi, soprattutto dei neri, in tutte le varie gradazioni che ci sono in Brasile. Allora, e qui chiudo, Socrates ha amato moltissimo Pelé da ragazzo, perché appartiene, come dicevamo... Posso interrompere? Certo. Appena segnato il Liverpool, ha segnato Balotelli. No, non ci credo, questa è una notizia. Questa è una notizia vera. Ma, vabbè. Sono costretto alla condizione. Non ci credo neanche se la vedo. Comunque, dicevo, e quindi ha amato moltissimo Pelé, era il suo idolo da bambino. Anche perché Santos era vicinissimo a Ribeirão Preto. Però, quello che Socrates, appena più grande di noi, cioè a 16 anni, nel 1970, quando lui stava nelle giovanili del Botafogo, non dimenticò di Pelé, fu il silenzio di questi giocatori nei confronti della spietata, disumana, perché lì si passò dalla dicta morbida alla dictatura, come dicono i brasiliani, e non c'è il tempo per spiegare, diciamo, questo passaggio. Però parlo della giunta militare del 1970, noi avevamo 14 anni, la maggior parte dei brasiliani si chiedeva se, diciamo la metà dei brasiliani si chiedeva se avesse funzionato una nazionale che assemblava Pelé, Tostão, Gerson, Jairzinho e Rivelino. Sembrava eccessivamente sbilanciata in avanti. L'altra metà del Brasile si chiedeva che fine avessero fatto tutti quei loro concittadini che erano stati in vario modo arrestati e non erano più tornati a casa. Socrates fu probabilmente a 16 anni tra coloro i quali si chiesero se avrebbe funzionato, se avesse funzionato quella nazionale, ma anni dopo, nella sua crescita morale e civile, si rese conto che quei calciatori avrebbero potuto dire qualcosa di più, perché il livello di idolatria che c'è in Brasile nei confronti del calcio avrebbe avuto un effetto enorme. Anche Valerio Caprara è un idolo di Francesco Totti, ma è chiaro che in Italia il rapporto con un giocatore pur amatissimo è molto diverso. Il Brasile era a tutti gli effetti, e lo è in parte, terzo mondo. Una parola di Pelé, di Rivelino, di Tostão, eccetera, sarebbe stata importantissima. C'è stato un uomo in quel Brasile che ha avuto il coraggio di affrontare la dittatura militare, era João Saldanha. Chiudo subito. João Saldanha era un giornalista a cui fu chiesto di allenare il Brasile, proprio per via di tutte le critiche cui era sottoposta la nazionale, la Seleção, dalla stampa. Si disse, beh, allora se l'allenasse un giornalista, e diedero il compito a un giornalista di punta come Saldanha. Saldanha, fu lui a impostare quel grande Brasile che poi vinse, che rivaleggia soltanto con quello del 58, di cui noi abbiamo, forse tu, noi abbiamo un ricordo, ci è arrivato a me dalla canzone del quartetto Cetra, Bavadi di Pelé, tre giocatori di cioccolato. Allora,
Saldanha in una conferenza stampa durante una tournée in Europa, lui era detto João senza paura praticamente, parlò malissimo di Medici, il precedente dittatore, disse che era un macellaio. Non passarono 5 minuti che non appena Medici fu informato di questo fatto, chiamò uno dei suoi successori nella giunta militare al momento al potere, e Saldanha fu immediatamente rimosso, non solo, ma gli fu anche impedito di andare come giornalista in Messico per seguire la nazionale. Ma Saldanha era Saldanha, fece altri giri, non so da dove ci arrivò, dal Paraguay, dalla cosa, cioè, dall'Uruguay, non mi ricordo, comunque riuscì a seguire almeno da giornalista la Seleção. Ecco perché Pelé, che è stato importantissimo negli anni 50 e 60 per l'emancipazione dei neri e per un'immagine diversa come anche Garrincha del Brasile, diventa invece l'amico dei potenti nel 1970 per Socrates. Ah, lo scursus veramente, una conoscenza capitale. Valerio, un abbraccio, parliamo. Dunque, qui dal punto di vista cinematografico. C'è. Guarda, qui c'è un grosso pericolo, no? C'è un grosso pericolo, quante, stiamo scivolando. Quante ore ancora abbiamo? Perché qui la passione, i temi messi in ballo sono tantissimi, tutti divertenti, tutti. Io ho apprezzato molto quello che è stato detto, aderisco solo in parte a questa visione così iperpoliticizzata di Socrates. Penso che, come nell'epica greca, i grandi personaggi del calcio abbiano una loro figura, una loro posizione e una loro dotazione. Quindi penso che più che rappresentare tutto quello che pure ha rappresentato, quella che era la sua personalità, quello che era il suo impegno, quello che è stata la sua lotta contro il momento specifico della dittatura, Socrates interpreti un personaggio come fosse un personaggio della mitografia, con delle caratteristiche che sono queste e che non sono legate strettamente a una posizione politica, a una posizione così militante, perché nelle contraddizioni della vita di Socrate c'è anche il contrario, c'è la dissipazione, c'è l'autodistruzione, c'è la partecipazione al Sambodromo, dove si potrebbe accusare di maschilismo perché guarda le modelle col culo e così via. E c'è anche un po' la sua vita di calciatore professionista, con i soldi, con gli ingaggi. Voglio dire, semplicemente chiudo, perché non mi va di parlare in maniera troppo teorica, dovremmo affrontare appunto le varie posizioni sul calcio di Galeano, di Soriano, di Vázquez Montalbán, di Nick Hornby e così via, veramente saremmo un poco troppo seccanti per voi. Voglio dire, per farvi capire come siano intrecciate anche le simbologie quando si parla del calcio, che in maniera esattamente opposta al mio gentilissimo ospitante russo, come ho vissuto io invece, ecco, la sconfitta del Brasile nell'82 è stato uno dei più grandi dolori della mia vita. Io sono stato un'estate intera senza parlare, mia moglie voleva divorziare, perché quel Brasile aveva perso, e guardate che confusione, che guazzabuglio c'era in questa mia reazione, veramente vi assicuro, adesso sembra un poco strano, forzato, ma veramente io sono stato male, non dormivo la notte. Pensate a che guazzabuglio. A casa mia, una casa di militanti e funzionari del Partito Comunista Italiano, si tifava preliminarmente, sempre durante tutti gli anni 50 e 60, contro l'Italia, perché l'Italia era nazionalismo, perché l'Italia sosteneva i governi, perché le vittorie dell'Italia sarebbero state prodromi di fanatismo ottimista e quindi non avrebbero pensato ai problemi del paese. Quindi arrivo a questo Italia-Brasile con questo background di base. Secondo, uno degli eroi accanto a Socrates di quel Brasile è Paolo Roberto Falcao, che per me, romanista
tra l'altro che vive a Napoli, quindi in partibus infidelium, quindi addestrato a lottare come un cristiano alla Mecca o viceversa, voi vi trovate Falcao, che è il mio, che l'anno dopo per fortuna avrebbe risarcito con lo scudetto, che è pure il, se reso già, ci sareste, sì. Ma non c'era ancora, c'era era ancora in anticamera, e c'era Falcao che tra l'altro al gol che dava il pareggio e la qualificazione del Brasile se ne uscì in quel l'urlo pari perlomeno a quello di Tardelli nella mitologia collettiva, l'urlo di rabbia, anche perché giocava in Italia e quindi aveva anche questo, questa cosa. Terzo, nel mio romanticismo, che a quel punto non sapevo più se fosse veramente in linea col partito o meno, era la sconfitta del romanticismo, della fantasia, della sregolatezza, della genialità superiore e poetica di Rimbaud, di Baudelaire, di Che Guevara contro l'Italia, che ai miei occhi rappresentava invece la durezza, la speculazione, il fallo, la cattiveria. Era come Che Guevara contro i militari boliviani. E come potevo io non tifare per il Brasile? Come potevo non aver avuto questa ferita che forse ha anche pesato sulla mia vita, sulle mie... Adesso tu mi devi promettere, io aggiungerò dentro questo commentario questa tua perfetta. Ma guarda, veramente è un ricordo, veramente è, come dire, terrificante. Quello che stai dicendo è veramente qualcosa che riguarda Socrates, la sua vita e quel Brasile lì. Tra l'altro Socrates è anche bello, era anche come c'è, cioè, non era un eroe proletario, bravissimo, cupo, duro, bresneviano, bravissimo, era un romantico. Infatti, uno che il Brasile era amato prima di tutto perché è bello. Esatto, è bello, quindi una dote, quindi se vogliamo, erotico, sensuale e non utilitaristica o comunque militante, inquadrata in una via magnifica e progressiva, che infatti, come tutti i grandi eroi romantici, lui non ha compiuto e ha scelto quell'altra, una via di dissipazione che non sarebbe certo piaciuta agli eroi del lavoro socialista. Io a 11 anni non ero ancora così strutturato. Senti, ma io non è che ero fuori, non è che fossi strutturato, io ero condizionato, io sono un groviglio di contraddizioni, quindi sono un groviglio di visceralità. E solo che questa cosa meravigliosa, Socrates, a me mi ha colpito parlando in Brasile, quindi lo dico che è saluta col pugno chiuso. Certo, come i velocisti americani, come Carlos Smith, e un altro italiano che era Paolo Soglier, per carità, una persona meravigliosa, che salutava col pugno chiuso, incazzato, no? Cioè, Socrates sorrideva sempre. Sì, sì. E stava da un'altra parte, quello che per un personaggio meraviglioso. Devo dire una cosa meravigliosa, invece Soglier, terrorismo in Italia, o Lucarelli, noi eravamo lì in questa cosa qui. Questa è la grande differenza, sì. Socrates non è politico per niente, secondo me. Politico quando si batte per la democrazia nel modo come lo fa lui. Esatto. Cioè, sì, lui fa una cosa meravigliosa, prende, manda a casa, presidente, allenatore, tutto, fanno la democrazia, fanno una riunione che dura una notte. No? Prendono questo intellettuale, dico, dice, ma che cazzo, siamo in Serie B, che succede a questa squadra? Stiamo per finire in Serie B, che succede? Loro fanno una riunione, una notte, fumano, bevono, sono disperati così e decidono di fare la democrazia nello spogliatoio e la fanno. Lui, Casagrande, è un negro, come dicono in Brasile, no? Lo dico senza nessun tipo di disprezzo. Decidono, come dire, che bisognava fare la rivoluzione, la fanno, vincono il campionato, ma il personaggio meraviglioso di quel figlio lì è Casagrande. Casagrande, finito il campionato, viene arrestato per possesso di marijuana. Finito il campionato, lui si faceva le canne, per tutto l'anno si è fatto le canne. A un certo punto questi devono decidere, perché lui mi intriga molto Casagrande, perché è un personaggio particolare, partono per andare a giocare, per andare a giocare. E Casagrande è titubante perché dice, ho appena trovato una fidanzata, me ne vado, non so dove, in Giappone, cioè che facciamo? Fanno una grande assemblea, una grande riunione e gli dicono, va bene, se Casagrande è innamorato e deve stare con la sua fidanzata, stia qua con la sua fidanzata. Capite? Questa cosa qui travalica qualunque situazione e condizione.
in un Brasile, appunto, la dittatura, questo e quell'altro, quelli fanno veramente qualcosa di rivoluzionario in questo senso qui, cioè cambiano il loro mondo, il mondo con gesti poetici fondamentalmente, no? Questo è molto interessante. Ma quello che mi interessa è che Casagrande, quando voi lo vedete, quell'immagine di loro davanti a queste persone, quando lui va alla Fiorentina, loro sono, perdono là, non lo vedete? Gli occhi di Casagrande quando lui dice se rimaniamo qui, vince la democrazia, andiamo a votare. La gente andò a votare, non andò a votare a favore del suffragio universale, votò contro. E Socrate venne in Italia alla Fiorentina, e come dice Pecci, a fare l'ex calciatore, come ha detto Pecci l'altro giorno, no? E voglio dire, dietro la figura di Socrate c'è quest'altra fase, no? E giustamente la raccontai bene, che è la dissolutezza. Mi hanno detto molti suoi amici che lui si metteva in operazioni grandiose, cioè fare delle associazioni che curassero gli atleti che si rovinavano le ginocchia, perché Socrate era abbastanza, sì, intelligente da capire che il calcio, come si gioca, come si fa, terribile come da un punto di vista fisico, eccetera. Però pure le portava mai al fondo. Lula lo chiama, poi Lula ti fa, tu hai ragione, la questione paulista non è secondaria in Brasile. Lula ti fa Corinzia è a San Paolo. Devo dire che c'è un legame pazzesco in questa serata, perché San Paolo è la Milano del Brasile per certi aspetti, cioè viene definita così, ma nella nostra ignoranza, cioè nel senso che io dico Milano del Brasile, un cavolo, vale, non so, è 10 volte più grande di Milano, ha una produzione industriale. È la più grande città italiana del mondo, perché ci sono 8 milioni di italiani, bravissimo, che ho incontrato e sai che mi dicevano, vieni a raccontare la tua squadra loro, degli italiani che c'hanno, anche gli altri odiano, noi siamo riusciti a farci il Palmeiras, riusciamo a farci odiare, ci riusciamo a far odiare sempre, perché esageriamo il nostro modo di fare, di fare, no? Sempre. I brasiliani sono molto leggeri. Cioè questa cosa qui è una cosa che io vorrei preservare. Il brasiliano c'è un tipo, oggi molte persone vogliono andare via in Brasile perché c'è una qualità di vita molto alta, ma è legata a questa leggerezza, per cui anche il concetto di povertà, di miseria. Lula appunto gli aveva chiesto di diventare un suo ministro e lui ha rifiutato, ma ci c'era andare a bere con i suoi amici la sera, che era molto più interessante che la politica, eccetera. Suonava, voleva fare carriera. Si divertiva, suo fratello dice bene, molto felice, diciamoci bene le cose come stanno, perché se no non ci capiamo. Questa leggerezza del Brasile, delle persone che vengono in Brasile, che nasce da molto lontano, nasce, come dire, è da preservare nel mondo, cavolo, perché se no non ci capiamo, cioè noi, come dire, non capiamo la vita, non capiamo delle cose della vita che loro hanno capito molto bene, no? Ed è una leggerezza che del loro calcio, per esempio, no? Dei ragazzi come giocano a pallone, e della loro torsina, dei loro tifosi, che magari si accoltellano come i nostri, però per loro la samba è più importante del calcio. E quando io ho visto entrare una famiglia in un posto che, se ci pensi, da lontano ci porto mia figlia là dentro, poi se la mangia, no? Ho visto entrare due giovani sposi con i loro figli per mano, in cui la figlia andava a fare la scuola di samba, il figlio andava a fare lì, lo presentavano in società, facevano la fasolata tutti insieme, venivano da un quartiere poverissimo, probabilmente quella cosa gli costa pure. Sono collegate spesso le scuole di samba. Sì, sono collegate, sono una cosa, fanno i tornei insieme, eccetera, così, dove fanno delle cose mostruose. Adesso nell'ultima hanno preso Ronaldo, quelli del Corinthians, che è diventato enorme, l'hanno vestito tutto d'oro, l'hanno messo su un carro, no? Cioè è una cosa incredibile. Almeno poi pensavo a un giocatore italiano che fa una cosa di questo genere, no? In Brasile questo può succedere, e non è scandaloso, anzi. Fa parte della loro vita. Allora questa felicità, la voglio chiamare felicità pure nelle contraddizioni, guardate, io sono scandalizzato per certe ragioni. Quando è iniziato il mondiale, in una delle prime pagine dei nostri giornali importanti, così, c'è un inizio del racconto del Brasile che è falso. Le favela, il crack, le cose, eccetera. Il Brasile non è quella cosa lì. È lo stereotipo che noi continuiamo a raccontare a livello sociologico, che è una cavolata, la realtà è un'altra. San Paolo è una città che ha benessere, giovani che lavorano, cioè che ci ha fatto da invidiarla noi, assolutamente. Io ho trovato i ragazzi che lavorano, ma cioè, a differenza in Italia qui non lavora più nessuno, perché continuiamo a portarci dietro uno stereotipo, non vogliamo renderci conto di che cos'è il mondo e come si è cambiato e trasformato, no?
perché continuiamo a pensare che noi, che quelli sono il terzo mondo e noi siamo il primo mondo. Non è vero, ve lo dico subito, non è vero, sono loro il primo mondo in questo momento. Quindi voglio dire, questo lavoro racconta il Brasile più di quanto, però racconta anche noi stessi, cioè il modo come noi stiamo col calcio, come va. Io, cioè voglio dire, io sono uno che faccio il tifoso di professione prima che qualunque altra cosa, però quando ho fatto questo lavoro, molto più materiale, dato che questo l'ho fatto per un distributore americano, per cui 40 minuti obbligatori, se no non lo vende alle televisioni. Ragazzi, questo mondo sta cambiando e bisogna che lo capiamo, noi, questa cosa qua. C'è molto materiale. Quando io intervisto Antonioni mi dice a Firenze, no? Dice, ragazzi, questo è il calcio degli allenatori. Il calcio, come noi ci muoviamo, come delle pedine in campo telecomandate. Guardate, non è divertente il calcio così, perché se poi non arrivano quelli come me, i geni come me, non si vince, non si diverte, non si... No, Antonioni continua a essere fuori dal giro della nazionale perché c'è un'idea, perché senza criticare Conte, perché fa il suo mestiere, voglio dire, no, c'è un'idea, come dire, che Antonioni è ancora il genio folle, sciagurato, eccetera. E lui lo dice di sé, ancora con i suoi capelli lunghi, con le sue cose. No, mi ha molto divertito questo, perché, come dire, se uno guarda il calcio fuori dalla televisione, vede un altro calcio. Oggi c'è un calcio che è prettamente televisivo, dove uno come Socrates non esisterebbe più, non so come dire, non esisterebbe più. E questo è molto interessante per noi, perché forse noi stiamo perdendo veramente la possibilità di conoscere uno sport importante, e i nostri figli finiranno tutti nelle scuole calcio, dove, ahimè, non diventeranno mai dei grandi campioni. Per la strada si impara a giocare ai giardinetti. Posso riportare un ricordo che ho, diciamo, che è piuttosto curioso, della democrazia corintiana, di cui ovviamente nessun giornale scriveva in Italia. Credo proprio nell'autunno del 1982, quindi con alle spalle il mondiale vinto dall'Italia e con la famosa sfida col Brasile che Valerio raccontava in modo così vibrante, così come l'abbiamo vissuto effettivamente tutti noi, frequentando lo storico cineclub romano, il Film Studio, meraviglioso, mi imbattei in un giovane aspirante operatore che studiava alla scuola della Vasca Navale. Questo era brasiliano, e allora gli dissi, dico, ma come avete fatto a schierare quel Serginho, quella mazza lì davanti, ma possibile che in Brasile non avevate qualcosa di meglio? Sì, avevamo un giocatore che si è infortunato, si chiama Antonio Careca, che poi in effetti avremmo conosciuto in Italia. Dice, poi ne abbiamo uno che però era troppo giovane. Dice, chi è questo? C'ha un cognome italiano, Casagrande. Allora, che in effetti poi arrivò al Torino, prima all'Ascoli e poi al Toro, prima all'Ascoli e poi al Toro, ma diciamo che col Toro c'era forse un, era quasi scritto nel suo destino, per quello che il Corinthians rappresenta culturalmente nel calcio brasiliano e quello che il Torino rappresenta nel calcio italiano. Però mi dice una cosa, secondo te c'è una squadra italiana che c'ha quel tipo di tifo popolare? Cioè la Roma un pochino ce l'ha, però nessuno riesce, il Torino, ma sono stravolti i valori, perché una volta il Milan non era così, il Genoa non sono stravolti, sono stravolti un po' il Torino, ma tenuto questo, il Livorno, che ne so, ma francamente ormai c'è uno stravolgimento antropologico culturale, e quindi è chiaro che questo tipo di traduzioni non si possono più fare. Però io, tornando a Socrates e diciamo collegando anche alle considerazioni che erano state fatte prima, dove sta secondo me la brasilianità di Socrates? C'è stato un altro grande genio del calcio autodistruttivo, popolarissimo per la mia generazione, l'irlandese George Best del Manchester United, eccetera. Però George Best amava le macchine di lusso, amava le donne negli ambienti di lusso, e invece qui abbiamo sentito più volte che Socrates disertava un certo tipo di ambienti in e rimaneva tutto sommato con le sue cervesigne, con le sue sigarettine, eccetera, eccetera, rimaneva comunque legato ai luoghi
della sua estrazione, della sua formazione. In realtà mi colpiva, e chiudo, il riferimento che faceva Calo Presti a Alexander Pato, direi per ovvi motivi. Cioè Pato ha compiuto il percorso opposto a quello di Socrates. Cioè Socrates è venuto come un leader, ma era già troppo anziano, a 30 anni, quando è arrivato in Italia. Picchio De Sisti lo scoprì che si era bevuto una caraffa di vino e quattro birre la prima volta che era andato, insomma. E ovviamente non poteva reggere i ritmi di un calcio più atletico come era quello italiano. Alexandre Pato invece è arrivato con l'allure del crack, del giocatore che avrebbe fatto il prossimo mondiale. E infatti voi, se voi chiedete a De Nilsson, a Leo Junior e a quant'altro che cosa vi è mancato quest'anno, gli è mancato parecchio al Brasile, ma gli è mancato Pato, gli è mancato un grande centravanti di fianco a Neymar. Quindi, che non era fregio. Che non era fregio. Ma, ma ha girato un po' un mio sms che diceva... Ha girato un po' un mio sms che diceva scherzosamente: Oscar più Neymar non fanno Oscar Niemeyer. Questo già dalle prime parole. Comunque, quindi voglio dire, hanno compiuto quel percorso inverso. I coscioni di Pato di un calcio che lo ha ipertroficizzato dal punto di vista muscolare. E questa è la poesia di Socrates a cui alludeva Franco, e cioè di un calcio che di un giocatore che, fottendosene, parliamoci chiaro, anche di quello che potesse essere il risultato o la stima di Picchio De Sisti o la considerazione di Antonioni, con cui comunque andava molto d'accordo, faceva una scelta poetica. Purtroppo forse tutto quello che è stato è come se Socrates avesse bruciato troppo la sua vita nella prima parte della sua vita, medico-pediatra. In fondo anche la sua passione civile era la continuazione del suo amore per gli altri, che lo ha spinto a studiare medicina e a mettersi anche a disposizione dei più umili. Quindi, insomma, è un personaggio molto controverso. Una cosa volevo chiedere invece a Calo Presti. Io ho letto diverse biografie su Socrates, perché è un personaggio che ovviamente ha così affascinato che ha ispirato anche diversi biografi. Pare che comunque, rispetto anche a quello che raccontano i suoi amici, di cui ho letto le dichiarazioni, l'ultima moglie lo abbia un po' segregato e lo abbia nascosto agli amici. In qualche modo è come se lui fosse rimasto anche un po' succube di questa figura, e comunque ci affascina perché riesce a coniugare, anche se diciamo per lui in maniera tragica, questa voglia di essere accanto agli altri, di fare per gli altri, questo genio calcistico e anche però questa fortissima dissipazione di sé. Sì, si è avuto questo finale complicato. Poi lui, il problema con le donne ne ha avuti molti, compreso il fatto che quando era qua a Firenze, appena arrivato a Firenze, al di là delle questioni politiche, calcistiche, eccetera, lui è innamorato di una donna che poi è diventata la sua ultima moglie, che stava in Brasile. Quindi lui, questa storia non girava bene, no? Insomma, si ricordava quell'altra storia di quell'altro che si era innamorato. Quindi lei ha scritto una biografia che adesso io ho avuto a che fare con lei. All'inizio ero molto diffidente, perché lei, cioè, in Brasile, cioè, stanno passando un momento strano, si accorgono di essere al centro del mondo, cioè, è un paese per esempio dove sui diritti c'era molta tranquillità, adesso tutti stanno attenti ai loro diritti, c'è, cioè, chiunque dica una cosa, cioè, sembra che non si possa più parlare di nessuno perché ognuno ha il suo diritto d'immagine, cioè, siamo in quella follia lì. Sui diritti di Socrate resta scritto un libro, ha problemi. Poi io non l'ho intervistata, poi ho detto, vabbè, questo è stato il fratello, no? Che mi ha detto, vabbè, sta moglie, no, controlla troppo ancora Socrates, questo mi ha detto. Okay. Però poi gli ho mandato il documentario, lei sarà molto carina, perché mi ha detto, guarda, sono felice, vorrei che venisse a presentarlo qui, vorrei presentarlo io, perché Socrates, se avesse potuto, si sarebbe raccontato così nella sua vita. Cioè questa cosa mi ha molto, cioè, nel senso che era comunque quella cosa lì. E io non so, il fatto che lui bevesse, cioè, qualche volta trovo qualcuno che fa un discorso un po' troppo moralista, cioè, voglio dire,
faceva quello che gli pareva, si distrugeva, si faceva la vita che voleva, la portava a dissoluzione anche abbastanza recentemente, essendo un medico, avete visto con quella faccia che c'ha lì, eccetera. Comunque non stava male, cioè nel senso che comunque faceva i conti con quel dolore lì, forse ha dovuto fare per tutta la vita un conto con un dolore che ha tenuto ben nascosto nella vita, no? Cioè perché poi forse succedono quelle cose lì nella vita. E lui da questo punto di vista è molto interessante. Se si era arrivato comunque a 60 anni pur vabbè, facendo tutto quello che tutto quel che poteva fare, cioè, perché poi sai, secondo questi dicono io ho fatto l'atleta per un mese smettendo di fumare di bere, è vero, eh? Cioè lui fumava e beveva veramente senza scherzi. Vabbè. Prima di chiudere c'è un filo rouge, no, nel lavoro di Mimmo Calopresti, perché penso anche alla maglietta rossa, no? Questo precedente documentario dove invece indaga questo gesto un po' rivoluzionario di Panatta, no? Contro Pinochet, il cinema o racconta qualcosa o non racconta, no? Dico io, nel senso che il problema è che Panatta mi ha dato l'occasione di raccontare qualcosa, un episodio, un pezzo di storia, se stesso per com'era, no, Adriano? Meravigliosamente fuori di testa come Adriano, per dire che secondo me è più fuori di testa di Socrate, per certi aspetti, no? Meraviglioso atleta, tutto quello che vogliamo, però il cinema, come dire, ti dà una possibilità, lo sappiamo bene, di racconto insomma da qualche parte, no? Se si dovessi fare il racconto, che ne so, della domenica di un calciatore, non me ne frega niente, detto proprio tra di noi, pur amando il calcio, divertendomi, passando tutte le mie domeniche davanti alla televisione, sentendo quello che ci dicono questi, eccetera, no? Però abbiamo un lentino in sospeso. Un lentino, vabbè, però, capito, è molto difficile, tra di loro l'appiglio di un racconto. Ovviamente l'incidente con la macchina. Con la macchina, l'appiglio c'è. Schillaci. Però, voglio dire, tutto questo deve diventare qualcosa, come dire, in cui questi... su qualcosa che raccontano qualcosa agli altri, perché a me dà un altro un valore, no? un valore che secondo me c'è, ti recupero anche dalla memoria. Ma poi sei le persone che pensano che tutto nella vita si è perfetto, se hai capito come si fa non va bene, cioè non va bene, solo in dittatura hanno capito come si fa la perfezione della quindi noi con le dittature non c'è niente a che fare, quindi siamo per gli imperfetti. Assolutamente, grazie. Grazie a Mimmo Calopresti, grazie ai nostri ospiti. Io vi ricordo l'appuntamento di domani sera a Cinema Citrigno, ultimo appuntamento della rassegna Cinema Amore Mio alle 21, tetto aperto del Cinema Citrigno per il film.